forse sai, Marco, noi di Economia per i Cittadini promuoviamo le nuove prospettive economiche che dà la teoria della moneta moderna soprattutto. Nella tua opinione, quindi, quali sono i pregi che questa teoria ha e quali sono invece i difetti su cui bisognerebbe lavorare? Anche se non sono un esperto della cosiddetta Mother Money Theory o teoria neocapitalista della moneta, in realtà trovo che sia un approccio molto interessante. In generale vedo molte luci e qualche piccola ombra, soprattutto in termini di comunicazione. Lo ritengo un approccio molto interessante perché, come vi dicevo prima, in realtà la Mother Money Theory condivide una serie di caratteristiche con la teoria del circuito monetario che la rende in buona misura compatibile, se non sovrapponibile, alla teoria del circuito monetario che, come vi dicevo, è uno degli elementi della mia formazione culturale. Veniamo ai punti di forza. Secondo me i principali punti di forza, per riassumere rapidamente, sono due. Il primo è che riguarda forse più gli autori della teoria della MMT che la teoria stessa. Sono riusciti cioè a imporsi nel dibattito internazionale, e questo non mi pare un merito da poco. In realtà, in buona misura, la Mother Money Theory è una versione estrema di un certo filone monetario post-keynesiano. Quello che però per la prima volta gli autori della Mother Money Theory sono riusciti a fare è quello di imporre le proprie idee al grande pubblico, anche al pubblico di non economisti, forzando persino una parte degli economisti di grido, come Paul Krugman per esempio, a confrontarsi con la Mother Money Theory e dunque a confrontarsi con le teorie economiche critiche. Questo mi pare uno dei maggiori pregi non solo della MMT, ma anche del dibattito e della capacità di muoversi dei suoi sostenitori. Quindi questo mi pare un punto essenziale. Sul piano teorico, tra l'altro, consente, secondo me, di far giustizia di alcuni luoghi comuni che popolano il dibattito economico. Per esempio, chiarisce che non sono i depositi a creare i prestiti, ma sono i prestiti a creare i depositi, che la moneta è una grandezza endogena, che il principale strumento delle banche centrali, il principale strumento di intervento delle banche centrali è il tasso di interesse, non gli aggregati monetari e così via. E soprattutto consente di chiarire che il principale ostacolo, il principale vincolo all'uso del debito pubblico, dunque all'uso della spesa pubblica per creare occupazione, non è di natura economica, non è tanto un problema di leggi economiche quanto un problema di natura politica ed istituzionale. Anche questo credo non sia un merito da poco. Venendo alle ombre, queste secondo me sono soprattutto, ce n'è una, e riguarda il versante teorico. Bisogna entrare in una cosa un po' complessa dal punto di vista teorico. La principale ombra secondo me è che nel modello diciamo ipotizzato dalla Mother Money Theory c'è una sorta di consolidamento implicito tra la banca centrale e il tesoro. Cioè gli autori della Mother Money Theory in genere assumono più o meno implicitamente la banca centrale sia vincolata, sia obbligata in qualche modo, ad acquistare tutti i titoli di Stato non collocati dal governo presso il settore privato, o, diversamente, che la banca centrale sia sempre disposta a finanziare la spesa del governo. Se le cose stanno così, ne seguono una serie di corollari che possono sembrare anti-intuitivi, in realtà sono corretti, in punta di teoria sono corretti. Per esempio che il governo non ha bisogno di imporre tasse o di finanziarsi sui mercati privati per fare spesa pubblica, lo può fare sempre di fatto stampando moneta. Un altro corollario ovvio è che se uno Stato è dotato di sovranità monetaria, siccome è sempre in grado di ripagare il proprio debito, ammesso naturalmente che quel debito sia messo nella propria valuta ed è sempre in grado di pagare l'interesse su quel debito, è virtualmente diciamo non può fallire, non può mai fallire. Tutte queste conseguenze però, che sembrano antiintuitive, che in realtà confermo sono corrette in punta di teoria, sono però legate all'assunto di cui vi parlavo, cioè sono legate all'idea che in qualche modo
la banca centrale non sia indipendente, ma svolga un ruolo ancillare rispetto a quello del settore, rispetto a quello del governo, rispetto a quello del tesoro. Qual è il problema? Il problema è che in pratica però le cose non stanno così. Nell'area euro, come sappiamo, la politica monetaria è di dominio esclusivo della Banca Centrale Europea ed è escluso a priori che la Banca Centrale Europea possa finanziare direttamente i governi, o meglio lo ha fatto molto di recente durante la crisi, ma sappiamo che lo ha fatto controvoglia, lo ha fatto imponendo una serie di condizioni capestro ai governi che sono stati finanziati, dunque siamo distanti anni luce da ciò che viene ipotizzato dalla MMT, e persino negli Stati Uniti d'America, che talvolta vengono indicati come, diciamo, il luogo in cui la Mother Money Theory può essere applicata, in realtà ben vedere c'è anche lì un vincolo alla banca centrale che, a quel che mi risulta, non può per esempio acquistare direttamente sul mercato primario, almeno oltre una certa soglia, i titoli del debito pubblico. E anche lì, come sappiamo, esistono dei vincoli politici posti dal Congresso americano sul... esiste un tetto del debito che di volta in volta deve essere votato e è frutto di contrattazione politica. Dunque, di nuovo, anche lì, in punta di principio, la MMT è valida. In pratica, certo, negli Stati Uniti funziona più che in Europa, però insomma qualche problema c'è. Va aggiunto per onestà, e magari concludo su questo, va aggiunto per onestà che i padri fondatori della MMT, penso a Ray, penso a Mosler ed altri, Mitchell e così via, in realtà sono coscienti di questo. Quindi questo è un aspetto che deve essere sottolineato, soprattutto secondo me, quando ci si rivolge al grande pubblico, che talvolta fraintende il messaggio originale della MMT. E cioè certo, i vincoli alla spesa pubblica e dunque al raggiungimento di pieno impiego sono essenzialmente di natura politica istituzionale, questo è certamente vero, questo però non significa che allora nel mondo reale questi vincoli non esistano, che quei vincoli in qualche modo non ci si debba confrontare. Questa è l'unica ombra che mi sento di sottolineare. Per il resto ritengo che sul piano teorico le conclusioni della MMT siano sostanzialmente corrette.